Credo anche un'altra cosa, ecco, quando si formula un titolo per un convegno, forse lo si formula anche in modo abbastanza generale, per poter lasciare che poi il relatore dica quel che vuol dire. E nonostante questo, nonostante i titoli talvolta vengano formulati giustamente in modo abbozzato, ecco, credo che i titoli, le parole in quanto tali, possiedano una loro forza generativa, una loro potenzialità di generare significati. Mi venivano in mente alcune volte alcuni convegni su grandi poeti ancora vivi, ai quali venivano spiegate le loro stesse poesie, i loro stessi versi, e i poeti, gli autori delle poesie che rimangono lì a bocca aperta e che ti dicono: ah sì, non ci avevo pensato. Allora forse quando si formulano i titoli, per fortuna non ci si rende conto che poi questi titoli anche hanno una vitalità propria, una loro capacità di generare significati. Allora mi affido innanzitutto alle parole del titolo. La prima parola, la prima espressione che mi ha provocato è proprio questa: concetto chiave. Lo sappiamo in lingua italiana, non so se funzioni anche nelle altre lingue, però la parola chiave può essere intesa come appunto quello strumento che ti permette di aprire una porta chiusa e di avere accesso a significati nascosti, difficili, ti permette di entrare in un segreto, ma la parola chiave può anche riferirsi alla chiave di volta e quindi a qualche cosa che sostiene un po' un edificio, una struttura, qualche cosa che sostiene il tutto. Ecco, la misericordia, dice il titolo, è questa chiave, è qualche cosa che ti permette di entrare nel segreto di Dio, nel segreto della rivelazione, ma la misericordia è anche la chiave di volta, vale a dire quella res che sostiene tutto l'edificio di Dio, tutto il piano della rivelazione. Forse già questo è un piccolo guadagno. Partire dalla misericordia ci permette di entrare nel segreto del cuore di Dio, ma ci permette anche di capire come sta in piedi il suo disegno di salvezza. Sempre rimanendo sul titolo, si dice è la chiave sia della rivelazione sia dell'esperienza cristiana. Allora direi due cose su queste altre due parole così importanti, usate, forse anche abusate qualche volta, cioè rivelazione e esperienza cristiana. Che cos'è rivelazione? Mi rendo conto che sono in una facoltà teologica, non c'è forse bisogno di richiamarlo tanto, io d'altra parte non sono né un dogmatico né un teologo fondamentale. Mi piace così semplicemente sostituire questa parola con un'altra espressione. Che cos'è rivelazione? La ritraduco in maniera abbozzata, prendetela con le pinze. Definirei così rivelazione: tutto ciò che Dio ha fatto e continua a fare per dire il suo esserci a favore nostro. Tutto ciò che Dio continua a fare per dirci il suo esserci pro nobis, a vantaggio nostro. Dio è sempre un Dio pro nobis, a vantaggio nostro. E la rivelazione ci racconta come questo è avvenuto e continua ad avvenire. Esperienza, l'altra parola all'interno della quale possiamo entrare grazie alla misericordia. La parola esperienza dice che questo esserci di Dio a favore nostro può essere accolto in modalità diversissime. Ciascuno di noi ha la sua modalità per dire di sì a questo Dio che si rivela come uno a favore nostro. Si potrebbe anche sintetizzare così: pensiamo a Dio come ad un genialissimo musicista che ad un certo punto scrive la sua storia, la sua rivelazione attraverso uno spartito musicale di valore immenso, uno spartito musicale di una bellezza incredibile.
Ma è chiaro che ogni spartito musicale poi può essere interpretato, quando si dice l'interpretazione di un'opera musicale, può essere interpretato in mille modi diversi, mille cantanti diversi, mille direttori, mille orchestre, molti modi diversi. Possiamo preferire una interpretazione piuttosto di un'altra, ma di fatto per comprendere appieno il valore, la bellezza di quello spartito musicale scritto, rivelato da Dio, mi serve guardare a tante diverse interpretazioni. Ecco, l'esperienza è la mia unica, irripetibile, vorrei dire anche geniale, interpretazione della musica scritta, rivelata da Dio. A questo proposito credo sia davvero ben azzeccato anche il versetto evangelico che veniva anticipato a questo titolo: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Mi sembra che in questo versetto evangelico si possano riconoscere esattamente queste due espressioni: il Padre è misericordioso, ce lo dice Gesù. Ecco il dato rivelato, il dato normativo, il dato scritturistico, il dato indubitabile, lo spartito musicale sempre uguale ma sempre inarrivabile. Dall'altro il comandamento: siate misericordiosi come Lui. È chiaro che il mio modo di essere misericordioso come il Padre può essere diverso rispetto a quello di qualsiasi altra persona. Detto in altri termini, Dio, per farci capire che cos'è la sua misericordia, si è affidato a persone in carne ed ossa che se ne sono fatte interpreti. Dio si è davvero fidato tanto di noi. Forse capita così con tutte le grandi cose che riguardano Dio. Per capirne appieno il significato abbiamo bisogno di vederne una interpretazione concreta. Non capisco la misericordia di Dio se non guardando a artisti, a interpreti che questa misericordia l'hanno vissuta, concretizzata in modo irripetibile. E dunque partirei finalmente da due interpreti. Ecco, vi inviterei a mettervi in ascolto di due voci, di un uomo e di una donna, che si sono fatti interpreti della misericordia di Dio, di due artisti che hanno dipinto in maniera originale la misericordia di Dio, per cercare appunto di comprendere l'ampiezza, la profondità di questo grande dono. Sono due voci, un uomo, una donna, e nessuno dei due, come dire, un santo, nessuno dei due è stato canonizzato ufficialmente, non sono due santi, una delle due, la voce femminile, poi non ha nemmeno potuto aderire formalmente al cristianesimo. E le due voci sono queste, Etty Hillesum e Thomas Merton. Perché? Forse lo capiremo dai due brani che ho selezionato di questi due autori. Ecco, parto da quest'ultimo, Thomas Merton. Non so se abbia bisogno di grandi presentazioni, è notissimo soprattutto al pubblico cristiano degli anni 60 e 70, fu citato da Papa Francesco il 24 settembre del 2015 nell'assemblea plenaria del Congresso degli Stati Uniti come uno dei quattro grandi americani che hanno dato forma a valori fondamentali. Di lui Papa ha sottolineato e lo spirito di preghiera, ma anche il coraggio con cui Thomas Merton si è messo in dialogo con il mondo, sfidando le certezze del tempo. Un uomo di dialogo, non so se dire ante littera. Monaco trappista, nato in Francia, statunitense però, nasce nel 1915 e morirà a soli 53 anni di età a Bangkok, in Thailandia. Conosciuto per che cosa sotto il profilo delle sue pubblicazioni? Soprattutto per La montagna delle sette balze, la sua autobiografia. Ha scritto anche numerosissime altre opere spirituali. A mio parere però la sua parte migliore si viene consegnata dai diari, quelle pagine che lui scrive senza la preoccupazione di pubblicare, ma quasi
consegnandoci il percorso profondo della sua vita, della sua interiorità. 7 volumi nella lingua originale inglese, pubblicati in italiano solo in forma antologizzata. Ecco, vi proporrei proprio una pagina dai suoi diari, ma prima di leggervela vi dico anche qual è il momento, il contesto che Thomas Merton sta attraversando. Dunque, siamo nel 58 quando scrive. 7 anni prima aveva accettato di dover svolgere il compito di maestro dei novizi, per un altro buon numero di anni dovrà occuparsi di essere maestro dei monaci studenti. Insomma, per un quindicennio quasi, anzi per più di 15 anni, si dedica alla formazione di quelli che dovrebbero essere poi i monaci nuovi dell'abbazia del Kentucky, che nel frattempo era diventata anche celebre proprio grazie alle pubblicazioni di Thomas Merton.